Sentiamo nel cuore l'esigenza di incontrare Gesù Cristo. Siamo stanchi, il cammino fatto che non si può incontrare ci hanno un po' indeferito, ma siamo certi che la tua permanenza a noi sarà motivo di slancio spirituale per un rinnovato stile di vita. In te vediamo la luce dell'alba, un'alba di speranza. In te qualità dell'orazione, sono il futuro di Noah. In te vediamo i progetti di vita dei nostri giovani, non più tagliati e distrutti dall'incapacità di un'azione comune e sinergica, garanzia del domani. In te vediamo le famiglie sempre più minacciate dalla precarietà del lavoro e da una frammentarietà delle relazioni che minano l'indissolubilità matrimoniale. In te vediamo pronte a scommettere sull'amore di Cristo. Siamo certi che questi giorni saranno giorni santi e memorabili. Segneranno per sempre il nostro cammino. Con commozione ti introduciamo nella nostra chiesa parrocchiale, che in questi giorni si trasforma in un piccolo santuario, accogliendo i pellegrini che vorranno ravvivare il dono di Dio. I consiglieri regionali Aldo Luigi e Andrea Carotto, comandante della polizia locale, comandante della stazione Carabinieri di Lagina, dice... Buonasera a tutti. Oggi San Gabriele si è svuotato, perché San Gabriele è venuto a Noa. Qualcosa di impossibile fino a qualche mese fa, per un motivo. Quando Don Francesco, con espressione della comunità, mi ha fatto la richiesta di avere l'urna di San Gabriele qui a Noa, io ho detto tra di me, sarà un sogno difficile da realizzare. Invece è stato possibile per un motivo, sia la sua richiesta che è stata ferma, ma sia la disponibilità della comunità di San Gabriele di lasciare andare per qualche giorno San Gabriele, perché oggi è la prima uscita del santo dopo 2 anni dal santuario, quindi Noa ha questo primato, dopo 2 anni ha fatto sì di San Gabriele. Concittadini, autorità tutte, Don Francesco, erettore del santuario di San Gabriele. Sono qui e ho il piacere di essere qui stasera quale delegata del sindaco, dottor Cosimo Montagna, per onorare l'arrivo dell'urna di San Gabriele della Dolorata e porgere una preghiera unitamente a tutti voi. Non è la prima volta che abbiamo la gioia di aggiungere non solo la fortuna e l'orgoglio di ricevere qui nella nostra Noa le reliquie di San Gabriele della Dolorata. Ed è sotto gli occhi di tutti che questa volta è un evento eccezionale che il nostro parroco ha voluto veramente regalarci. Al mondo che è intitolata a San Gabriele della Dolorata. E noi dobbiamo donare per il museo del santuario che sarà esposto al santuario la divisa con la barca, sia quella estiva che quella invernale, con la foto di tutta quanta il concerto ballistico San Gabriele della Dolorata di noi. C'è sempre una prima e sono contento di questo, ci aveva parlato un po' l'altra volta Don Francesco. Ricordo che anche a Gallipoli ci sarà una prima, un quartiere, e noi siamo contenti di questi eventi che danno speranza a questi ragazzi che si impegnano nella musica e quindi a farsi e a crescere adulti come si vuole. Grazie di tutto. Thank you.
sì, lì è qui, però c'è la sorpresa. Ci sta già lì. I'm going to go to the hospital.